Ciao e benvenuti in un nuovo video a casa di Fabiana. In questo video voglio andarvi a mostrare come faccio per pulire i miei AirPods. Ovviamente anche loro hanno bisogno di una pulizia perché devono essere mantenuti sempre puliti, soprattutto anche per una questione di igiene, dato che appunto queste cuffie andiamo a inserirle all'interno delle orecchie. Allora, li vedrete puliti perché io ovviamente non arrivo mai ad averli sporchi, perché non dico quasi ogni utilizzo, ma ogni 2-3 giorni le pulisco anche se sono pulite, perché mi dà comunque una sensazione di maggior pulizia e maggior igiene. E, ovviamente, cosa succede? Mettendole in borsa si va a riempire, diciamo, di pelucchi e a sporcare un po' la custodia, ovviamente all'esterno e non all'interno, ma potrebbe capitare, ed è capitato che ho visto, molte custodie che si vanno proprio a sporcare anche dentro perché magari non vengono tenute proprio alla perfezione. E adesso vi faccio vedere in modo semplicissimo, economico e senza rischi come pulire le AirPods. Allora, per pulire le nostre AirPods, allora, innanzitutto andiamo a estrarre le nostre cuffiette dalla custodia e iniziamo proprio a pulire la custodia. Come? Con uno stuzzichino da denti, uno stuzzicadenti, andiamo a passarlo intorno a tutti i bordi della custodia. In questo modo, ovviamente, come vedete, la mia è pulita, ma in caso, diciamo, di sporcizia andate a eliminarla. Esattamente così, e in modo che andate appunto a togliere tutti i residui di eventuali sporcizie. Potete farlo ovviamente anche dalla parte della chiusura e, se avete dei residui di sporco, anche dove ci sono queste fessure. Ovviamente, ripeto, a me non succede perché lo pulisco praticamente sempre, però vi faccio vedere come faccio. E poi la stessa cosa, prendo lo stuzzichino e lo passo, ovviamente molto piano, che non si spezzi all'interno, e diciamo dove c'è la fessura per l'entrata del caricabatterie, perché spesso appunto anche qua dentro si accumula polvere. Una volta fatto questo, che cosa faccio prima di passare alle AirPods vere e proprie? Prendo un cotton fioc, se volete potete inumidirlo, io lo lascio così asciutto, e lo vado a passare per pulire bene in tutta la custodia. In questo modo, semplicissimo. Dopodiché prendo un panno in microfibra, io ad esempio questo degli occhiali di un'ottica che non utilizzo in questo momento per gli occhiali, e andiamo proprio a pulire la custodia esternamente in questo modo, semplicissimamente, e anche all'interno. All'interno, volendo, poi sempre con lo stesso cotton fioc, potete proprio pulire l'interno dove vengono posizionate le AirPods, passare questo cotton fioc così, in modo che se in fondo c'è della polvere, della sporcizia, ovviamente andate a pulirle. Come vedete è semplicissimo, economico, perché un cotton fioc e uno stuzzicadenti in casa lo abbiamo tutti, e probabilmente, se non gli occhiali da vista, quelli da sole, un panno in microfibra così anche. Dopodiché, una volta che ho pulito la custodia, passo alle cuffie vere e proprie. Anche qua, in questo caso, come potete vedere, sono pulite. Come si fa? Stuzzicadenti e in maniera molto delicata, per ovviamente non andare a rovinare il microfono, passiamo all'interno il nostro stuzzicadenti, sempre per andare a togliere i residui magari di sporcizia, è poco carino da dire, ma diciamo, ce lo dice rume, che può essersi depositato all'interno. Stessa cosa ovviamente anche lateralmente. Vi ripeto, fate attenzione a non rovinarle, ma così non dovreste avere problemi. E dopodiché, sempre il nostro cotton fioc, che è delicato, andiamo a pulire l'esterno della cuffia. L'interno, qua potete sfregare anche un po' di più perché appunto il cotton fioc è molto delicato, e facciamo esattamente come con la custodia, passiamo poi il panno in microfibra, così sarà pulita e perfetta. E la stessa cosa ovviamente andremo a fare anche con l'altra AirPods, quindi il nostro stuzzichino, molto delicatamente passiamo gli interni, che come vedete appunto sono puliti,
la parte superiore e anche qua. Dopodiché cotton fioc, stesso procedimento, col cotton fioc andate sereni perché appunto non succede nulla. Panno in microfibra e voilà, il gioco è fatto. Avete pulito le vostre AirPods in sicurezza in maniera economicissima perché sono tutte cose che in casa abbiamo tutti e dopodiché possiamo andarle a riposizionare nella nostra custodia e sono pronte per un nuovo utilizzo e questa volta belle pulite. E nulla, io spero che questo video vi sia stato utile, può sembrare scontato, ma molte persone magari non le puliscono le cuffie e non parlo solo delle AirPods, ma in generale le cuffiette che si utilizzano con gli smartphone o anche con sistemi MP3, non importa, ma vanno sempre pulite, innanzitutto perché è brutto vederle sporche, detto proprio appunto come vi dicevo, papale papale con del cerume magari, o comunque della polvere, e poi è proprio una questione di igiene, perché ovviamente una cuffia sporca e con polvere andrà, una volta che andiamo a indossarla, a portarci all'interno delle nostre orecchie dei germi e dei batteri. Quindi è importantissimo pulire qualsiasi tipo di cuffia, come avete visto è facilissimo, non c'è nessun problema, non c'è rischio di rovinarle, non si utilizzano liquidi, alcol o che. Sono cose che abbiamo tutte in casa e è molto economico questo metodo e vi aiuterà a preservare la vita delle vostre cuffie molto più a lungo. E quindi niente, ovviamente se il video vi è piaciuto mettetemi un pollicino in su di supporto, attivate la campanella così rimanete sempre aggiornati ogni volta che carico un video, ma soprattutto mi raccomando iscrivetevi al mio canale. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima, ciao!